Avrà avuto 4, 5 anni. Che mio padre mi mandò al commissariato di polizia con una lettera. Il commissario la lesse e mi rinchiuse in una cella per 5-10 minuti dicendomi: ecco che cosa si fa ai bambini cattivi. Mio padre mi chiamava sempre la sua piccola pecora senza macchia. Io veramente non riesco a immaginarmi che cosa io abbia potuto fare. Ma durante le riunioni di famiglia stavo seduto nel mio angolino senza dire niente. Guardavo, osservavo, osservavo molto. Sono sempre stato così e continuo a esserlo ancora adesso. Ero tutto meno che espansivo e anche molto solitario. Non ricordo di aver mai avuto un compagno di giochi. Mi divertivo tutto solo e inventavo io stesso i miei giochi. E poi sono stato in collegio giovanissimo a Londra, al St. Ignatius College, che era tenuto dai gesuiti. Probabilmente è stato durante il periodo passato dai gesuiti che il sentimento della paura si è sviluppato con forza dentro di me, paura morale, come di essere associato a tutto ciò che è male, così che io me ne sono sempre tenuto lontano. Perché? Per timore fisico, forse. Avevo il terrore delle punizioni corporali. I gesuiti adoperavano la sferza, io credo che la usino ancora oggi. Era di gomma molto dura. Poi non la somministravano così a caso. Era una sentenza che eseguivano. Ti dicevano di passare da un prete alla fine della giornata. Questo prete scriveva in modo solenne il tuo nome su un registro, insieme alle punizioni che dovevi subire. E poi, per tutta la giornata, vivevi in questa attesa.